Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max, come al solito, che vi parla dalla Tanzania. Allora, buongiorno a tutti, naturalmente è arrivato anche il dottor Max, ciao Walter, e oggi facciamo ovviamente sabato, quindi facciamo insomma, una puntata, ciao ciao, una puntata di cui parleremo anche di oro, però insomma se avete notato ultimamente non è che si parla sempre d'oro, no? Si parla poi, si cerca di capire. Quelli che sono i trend, le scelte che faranno, soprattutto in relazione anche alle monete digitali, alla digitalizzazione in generale, collegata anche al QR, cioè stiamo andando verso un mondo, il mondo che ha scritto nella quarta rivoluzione industriale, Schrapps, no? Un libro che ha scritto nel 2016, prima del Grande Reset, che è un libro fondamentale per capire dove andremo, perché c'è scritto tutto, basta solo leggerlo e approfondirlo. Magari stiamo andando verso la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale. Pensavo un attimo al discorso dell'intelligenza artificiale, credo che arriveremo a un certo punto in cui, per esempio, se una persona ha commesso un reato, tutte le informazioni verranno messe all'interno di questi database, no? Il più importante si chiama Sofia, per quello che mi riguarda, e non ci sarà più un processo, no? Normale, classico, come c'è adesso, in cui c'è un magistrato, ci sono gli avvocati, c'è un giudice che deve decidere più o meno. No, 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 deciderà tutto l'intelligenza artificiale e il giudizio sarà inappellabile. È evidente, no? Perché tanto anche se porti, cioè, un po' più, un po' meno, non credo neanche ci sarà l'appello. Speriamo che mi sbagli, ma probabilmente questa è un'applicazione che se vogliono la fanno. Allora, oggi c'avevo da parlarvi di diverse cose perché magari, insomma, alcuni anche amici mi hanno fatto delle domande, no? E allora vediamo un po' se riesco a rispondere. Allora, qui non c'entra molto con quello di cui dobbiamo parlare, però è sempre una cosa di interesse. Come sapete, c'è stato un summit organizzato da Putin e Putin ha organizzato praticamente questo summit invitando tutti i paesi, immagino, no? Ha invitato tutti i paesi africani ed alcuni non si sono poi presentati. Allora, vediamo un po'. I paesi che non si sono presentati sono la Costa d'Avorio e quella lì accanto, la Liberia, credo, il Niger dove c'è stato, lo sapete, il colpo di Stato, il Kenya, Lesotho e Botswana. Sono questi sei paesi per tutta una serie di ragioni che non si sono presentati. Questo è un amico che ha fatto questa domanda, ve lo dico così come inciso. Anche perché ho fatto fatica a trovarla, eh? Non riuscivo a trovare questi benedetti 6 o 7 paesi che sono. Allora, oggi vi devo leggere delle cose brevemente. Allora, c'è qualcuno per caso che ha delle domande? Oggi parleremo principalmente di cripto e di queste nuove cripto, no? Per cercare di capire quello che è di nuovo, le monete che dovremmo bene o male utilizzare in futuro. C'è qualcuno che ha domande, curiosità collegata anche al Bitcoin che è collegato adesso? Siete collegati e volete chiedere? Allora, partiamo da un'intervista che io ho già postato, no? Intervista, la riprendo, ma è questa qui, intervista che ho postato sui due canali. Io le cose poi le posto sempre sui due canali, no? Così almeno si crea insomma anche una sorta di alleanza, diciamo, tra il piano B o piano C che sia e la consulenza oro. Le cose sono sempre abbastanza collegate, come sappiamo. Allora, Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, nel marzo scorso ha rilasciato un'intervista anche abbastanza estemporanea con due ragazzi, e poi questa intervista è stata postata anche su YouTube, è ancora lì,
E questa intervista è anche un po' irriverente, la direi così, perché l'hanno anche chiamata lo scherzo, no? Lo scherzo della Grande. Quindi hanno fatto, ogni tanto questi personaggi fanno delle interviste con questi intervistatori, no? Questi pseudo-giornalisti, perché molti di loro non sono nemmeno giornalisti, accettano di fare un'intervista e in questo caso ho accettato di fare un'intervista, a mio avviso, con due persone poco raccomandabili. Comunque, lasciando perdere questo aspetto, lei nell'intervista dice diverse cose che, sulle quali io non avevo mai ragionato. Cioè dice che, beh, da un lato sappiamo, no, che c'è il limite nell'uso delle monete correnti, cioè dell'euro, sappiamo, era prima, forse il tetto era durante la pandemia era 1.000 euro al giorno, adesso è diventato 3.000. Comunque esiste sempre un tetto, no? E questa è la preoccupazione più grossa che io personalmente ho, perché lavorando con Ovest è molto probabile che questo nel lungo, medio e lungo periodo creerà un sacco di problemi sui bonifici, acquisti di oro, eccetera. Cercheranno ovviamente di limitarla questa cosa qui. La seconda cosa che ha detto, sì, ma no, anche con l'introduzione delle monete digitali ci saranno comunque dei limiti. Quindi noi, in definitiva, dobbiamo entrare in un ordine di idee che nel futuro noi non potremo comprare e vendere tutto quello che si vuole. Assolutamente no. Noi avremo un budget, un limite, un tetto, un threshold, per cui oltre quella non sarà possibile. Non so se sarà giornalmente, mensilmente, ci saranno questi limiti che saranno definiti dai vari governi, dalle varie banche centrali, e mi chiedo come questo, sicuramente a livello personale. Ovviamente loro dovranno risolvere il problema collegato poi a questi nuovi sistemi di trasmissione veloce di cui parleremo, perché per le grandi aziende questo concetto ovviamente non può esistere, no? Aziende che devono comprare, vendere, non possono avere limiti di questo tipo, quindi saranno standard diversi a seconda se si tratta di transazione privata o di transazione di aziende. Le grandi aziende ovviamente non avranno nessun tipo di problema, le piccole e medie non lo so quello che faranno. Con Walter Mike, il dottor Mike, avevamo fatto anche questo ragionamento, avevo chiesto di chiedere a Ovesta se stanno già pensando all'introduzione come alternativa all'euro a una moneta digitale, perché ci sono già dei siti oggi dove te puoi comprare euro utilizzando Bitcoin e utilizzando altre monete, che si chiama stablecoin, una di queste monete qui ce ne sono tantissime a disposizione. Walter, hai per caso avuto modo di chiedere a Ovesta oppure ancora no? Sì, ho avuto una pre-informazione perché chi se ne occupa è un cinese, Mr. Wang, che è il collaboratore tecnico di Ovesta, che è in ferie questa settimana, per cui il referente col quale io mi relaziono sapeva che c'è comunque allo studio qualcosa già da tempo, ma non ha informazioni più di dettaglio che mi arriveranno nelle prossime settimane quando Mr. Wang tornerà dalle ferie. Massimo, non ti sentiamo più. Mi sentite adesso? Adesso abbiamo ricominciato a sentirti, era un po' spezzettato, ma forse adesso si stabilizza. Ecco, speriamo. Allora, benissimo. Allora, cerchiamo di sfruttare la tecnologia al massimo, no? Io non sono un esperto di Telegram, ho sempre utilizzato, diciamo, Telegram per quello che riguarda l'audio. Ho scoperto, sapevo, però diciamo che voglio fare un esperimento. Io già ho già messo questa tavola, chiamiamola così,
con Max, si intravede una tua foto molto sfocata, ma non si sente la voce. monete digitali sul canale, quindi coloro che sono davanti al computer possono aprirla e vederla in tempo reale com'è. Coloro che invece non lo possono fare, posso fare una cosa di questo tipo, vediamo se ci riesco. Eccola qua, io sono io. Io non sento più niente. Nemmeno io. No, mi sa che abbiamo perso il dottor Max. Vedo che non è collegato, forse adesso riesce a ricollegarsi. Mi sa che qui abbiamo le piogge, ma il collegamento di là non va. Se qualcuno nel frattempo ha qualche domanda che riguarda Aovesta, io sono volentieri a disposizione, sperando che nel frattempo Maxi riesca a ricollegarsi. Allora approfitto. Bravissima. No, io non mi ricordo più, è stato fatto già il discorso diciamo, la quotazione a cui viene acquistato, poi rivenduto tramite Auvesta, che se ricordo bene non era quella, diciamo, tra virgolette, ufficiale della borsa di riferimento. Adesso non mi ricordo più com'era, però Il se fixing di facciamo quel Londra. passo. Esatto, il fixing, bravo. Che non è quello a cui fanno riferimento perché c'è anche un fatto di valuta, se ricordo bene. Sì, sono due gli aspetti a dire il vero. Uno è quello della valuta, perché la quotazione di Londra è dollari oncia, e quindi a seconda dell'apprezzamento o deprezzamento del dollaro rispetto all'euro, ci sono delle differenze. Ovviamente perché l'operazione viene fatta in euro. E Allora, la sono seconda. rientrato, eh? Prego Walter, continua pure, abbiate Sì. pazienza, è saltato internet. Prego Walter. Sì, nel frattempo mi è stata fatta una domanda sulle quotazioni di Aovesta, quindi stavo dando la risposta a Pavasti. E quindi il riferimento è sicuramente il fixing di Londra, perché quella è la base, come dire. Il prezzo di riferimento, direi più che all'ingrosso, e come qualsiasi altra merce, ovviamente Aovesta, che è un commerciante, ha dei prezzi che all'acquisto e alla vendita consentono il margine di guadagno al commerciante, e quindi per questo motivo ci sono delle differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo per i clienti di Aovesta e il fixing di Londra. Generalmente questa differenza sulle Royal Class si attesta intorno ai 7 euro in più, che è poi la differenza del prezzo fra acquisto e vendita con Aovesta, cioè se uno ha l'oro gli viene pagato orientativamente al fixing, mentre se lo acquista, lo acquista a 7 euro in più. Ma è un discorso proprio di commercianti, cioè la merce si acquista e si vende con un differenziale che dà il guadagno, e il fixing di Londra serve come riferimento del lingotto da 12,5 kg good delivery, che è quindi riferito a una quantità grande e riservata agli operatori del settore, neanche ai magazzini generali. Proprio è la borsa, anche del frutta e verdura, fissa un prezzo, i magazzini generali già lo vendono a un altro, i commercianti poi lo
ognuno a seconda dei prezzi che riesce a spuntare dai magazzini generali fa i suoi prezzi. Questa è la logica a grandi linee. Non so se. Ok, prego. Prego Max, puoi riprendere tu. Sì, benissimo. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo, perché se diciamo la tecnologia non ce lo permette, dicevo che questa tavola che vorrei farvi vedere, no? Di cui io ho parlato forse 3-4 mesi fa, introducendo la creazione. Per la prima volta, l'ho caricato sul canale, quindi coloro che sono davanti al computer se la possono aprire ed è tutto più facile. Quelli invece che non sono davanti al computer, vediamo se ce la facciamo. Eccola qua. Sulla sinistra di questa tavola, scusate un attimo, le riprese sono come sono. C'è l'Istituto, il Fondo Monetario Internazionale, la BIS. Il World Economic Forum, la Banca Mondiale, l'ISO, il SWIFT e di nuovo un ISO di sotto che è un codice diverso, ma praticamente. Allora, queste sono praticamente le istituzioni più importanti, sicuramente, va bene, che hanno queste tre, poi ci hanno messo anche il World Economic Forum perché a livello, diciamo così, decisionale, politico, forse adesso come adesso il centro cruciale, no? Le altre sono più banche operative. Ecco, hanno deciso con l'introduzione della digitalizzazione. Che cosa vuol dire introduzione della digitalizzazione? Vuol dire che i soldi come li abbiamo conosciuti noi non esisteranno più. Ci saranno dei sistemi attraverso i quali noi compreremo e venderemo prodotti e servizi, e poi ci saranno le monete digitali che utilizzeremo. Le monete digitali sono in un certo senso a nostra discrezione, perché uno può comprare già anche adesso i Bitcoin oppure l'Ethereum oppure una di queste monete che vi faccio vedere adesso. Uno dei sistemi più importanti di trasmissione di dati sarà quello collegato a un'azienda che si chiama Ripple Net, che è questa qui che vi faccio vedere. Va bene? Allora, dietro alla Ripple ci dovrebbero essere, a mio avviso, ci dovrebbe essere Wall Street, ma attenzione perché ci saranno altri sistemi che sostituiranno il SWIFT. Allora, vedete tutti questi nomi qui, Ripple, poi hanno a loro volta un prodotto, Ripple è il nome dell'azienda, no? Un prodotto che in questo caso si chiama X. XRP. XRP è il sistema sostanzialmente operativo che loro utilizzeranno per trasferire soldi. Come vedete in questo schema, c'è un collegamento apparentemente il condizionale sempre d'obbligo, sembra Max, se puoi ripetere, per favore, non si è sentito niente. ci sia una Mi sa che l'abbiamo perso di nuovo.
Per cui se qualcuno volesse approfittare del vuoto per farmi domande, sono volentieri a disposizione. Beh, magari ne approfitto brevemente io per fare una considerazione sul momento e sul prezzo dell'oro in questa fase. Mi dà tanto l'idea della quiete prima della tempesta, perché sta avendo questo andamento, diciamo, debole, nonostante per gli analisti il trend rialzista fosse più che sicuro, e sembrerebbe proprio fatto ad hoc. Per permettere a chi deve fare riserva di farsela, non certamente i cittadini, ma le banche, forse proprio per queste criptovalute che dovrebbero avere come sottostante l'oro, e quindi poi destinato a schizzare in su. Questa è la mia considerazione, il che mi convince sempre di più che è bene approfittare del momento. Ho visto su internet che il rublo è già diventato moneta digitale, elettronica. Ecco, non ho una informazione precisa in merito, e conoscendo i russi, mi sembra che perlomeno dovrà convivere, se l'hanno fatta ed è digitale. Chiedo scusa, che dovrà convivere con quella cartacea ancora abbastanza a lungo, perché è talmente tanto diffusa che non penso sia possibile staccarsi così velocemente, però potrebbe essere già un passaggio. Personalmente non ne ho ancora sentito parlare. Anche l'euro digitale già gira, anche l'euro digitale già gira, dipende dall'implementazione, no? Quando verrà usato poi da tutti. Un conto sono le prove e le sperimentazioni. Ah sì, quelle sono attive già da tempo. Per fortuna, per conto mio, ancora non sono ultimate le sperimentazioni. E comunque immagino che non potrà esserci un passaggio istantaneo da un giorno all'altro dal cartaceo al digitale. Ci Dipende sono, cosa eh? si intende. Ci sono, mi sentite? Sì, adesso sì. Prego, Erika, che dicevi? Parlavamo di appunto delle monete digitali, euro e CBDC e tutte le altre che esistono già, ma che stanno sperimentando, viaggiano già nelle blockchain, però non sono ancora utilizzate, stanno facendo le sperimentazioni. Sì, esatto. Allora, vediamo adesso, non posso utilizzare la camera perché già la linea è abbastanza debole oggi, quindi bisogna che ve lo dica a voce. Allora, in questa tavola, tabella, chiamatela come volete, che potete comunque andare a vedere caricata sul canale, ci sono praticamente cinque monete, presentano cinque monete: Ripple, Stellar, Xingfin, Algorand e IOTA. Va bene? Ciascuna di queste monete è collegata, c'è una sigla ed è collegata a dei minerali. Va bene? Qui c'è oro, argento, rame, palladium e iridium. Però possono essere ovviamente altre monete e altri minerali. E questo è molto importante perché si ritorna a quello che molti autori sostengono che io ho riportato nel report, no? Sull'oro, e cioè che senza la garanzia dell'oro, comunque di altre commodity, diciamo così, i mercati finanziari non saranno mai stabili. E ancora in particolare adesso, con questo quantitative easing, che le banche centrali stampano soldi, soldi, soldi e poi non ce li danno mai a noi, li danno soltanto praticamente alle banche, ai brokers. Noi non vediamo mai un centesimo, però noi dobbiamo pagare gli interessi sul debito pubblico. Vedete com'è bizzarro questo sistema?
Arrivo al punto, siccome molti me l'hanno chiesto, no? Proprio anche Giancarlo mi ha mandato un'email a caso oggi menzionandomi proprio Ripple, no? E io ho detto, guarda, se mi segui, ora lui non c'è, forse oggi non potevo lavorare, parlerò di questa cosa qui. Ecco, se proprio ci sono gli amanti della borsa, quelli che hanno proprio il desiderio di investire un pochettino in borsa, ecco, allora queste sono probabilmente. Io personalmente, se lo dovessi fare io, le 5 monete nelle quali investirei non tanti soldi, però fino a 10-15% del patrimonio, se avete soldi lì in banca a non rendere niente, sapete che poi la banca vi utilizza i soldi per fare i soldi, no? Quindi tanto vale comprare delle azioni di questo tipo, che siccome è vero sono ancora sotto teste, però sono certificate dall'ISO 22020, che è, lo sapete, l'ISO 202, scusate, 22, l'ISO lo sapete, la certificazione che noi abbiamo su tutti i prodotti, no? La certificazione di qualità. Quindi, siccome hanno già passato il vaglio diciamo dell'organizzazione, dell'ente più famoso a livello internazionale, e sono sotto test da parte delle grandi banche ormai da mesi, mesi e mesi, io credo che poi sarà il Ripple il sistema che la maggior parte delle banche utilizzeranno. E quindi a buon senso si può pensare che se adesso, non lo so, l'azione vale 0,70, o meglio, 0,30, 0,40 centesimi, può andare veramente boom, avere il boom nel momento in cui diventa ufficiale, no? Ne diventerà ufficiale l'uso e l'utilizzo. Quindi, come vedete, anche in questo caso io non voglio essere drastico, io non suggerirei, non posso suggerire di comprare azioni in questo momento, perché andando verso il grande reset non credo che sia una bella idea. L'unico investimento possibile, gli investimenti sono due: oro, magari argento, insomma, diciamo, metalli pregiati, e terre. L'unico investimento che vedo in questo momento, terre possibilmente a Zanzibar, che sono a Zanzibar, io sono in Tanzania, quindi non si possono comprare terre in Tanzania purtroppo per il momento, e quindi si va a Zanzibar dove le terre ancora si possono comprare. Quindi sono queste cinque eventualmente le monete nelle quali io investirei. Tenete presente che il famoso Ethereum, che è una delle monete più importanti, non è passato attraverso l'ISO 200 20022. Quindi non è una moneta certificata, ha avuto un grosso successo perché, come si sa, no, in America il market è molto importante e le aziende investono moltissimo in marketing, probabilmente sono stati bravi a promuovere questa moneta qui rispetto ad altre monete. Quindi diciamo l'intuizione, cioè l'idea di presentare questa tabella qui che mi è stata cortesemente passata da Cosimo 3 o 4 mesi fa, effettivamente è stata una cosa positiva, perché quello poi che sta appunto piano piano succedendo a distanza di 3-4 mesi, quando l'ho introdotta per la prima volta, si sta confermando. Quindi sparirà il Swift e sarà poi sostituito da questi altri sistemi che nella sostanza per noi non saranno mai sistemi che ci faranno risparmiare soldi o che saranno particolarmente convenienti per noi. La risultante di tutta questa grande operazione sarà che noi spenderemo ancora di più per fare i trasferimenti, perché un trasferimento anche col Swift, se le banche vogliono, l'ho già parlato anche in passato, lo fanno in un giorno. Quando un bonifico prende un giorno va bene, e chi se ne frega di fare un bonifico che arriva 10 minuti dopo? Non è questo il punto, non mi sembra proprio un discorso di lana caprina. Però ogni volta che faremo una transazione, più le transazioni sono veloci e più loro fanno soldi, perché ogni volta c'è una fee. Quindi vi vendono la maggior efficienza del sistema raccontandovi un'altra balla, perché la ragione per la quale la fanno è perché il trend è quello di andare tutto verso la digitalizzazione, è il primo punto. Secondo punto, perché con la moneta digitale non esisterà più il contante, quindi la gente non potrà più tenersi i soldi sotto il materasso, e quindi ci sarà un controllo assoluto delle nostre finanze.
le transazioni, una volta si fa una transazione ci sarà una fee, loro fanno 100 transazioni in un minuto, tanto per dare una cifra, è chiaro guadagneranno 100 volte magari di più di quelle che guadagnano con un bonifico normale, è chiaro. Quindi loro non fanno mai cose a nostro favore, quindi tutti coloro che si sono buttati su Bitcoin, si sono buttati, avrei anche delle cose interessanti da leggere, ho trovato un articolo, stavo cercando un articolo un po' recente, un'intervista un po' recente della Lagarde, non l'ho trovata, in compenso ho trovato un articolo ancora più interessante, eccolo qui, di un signore, immagino sia magari di scuola anglosassone, però un signore italiano, si chiama Fabio Panetta, che ha lavorato credo anche appunto alla banca, al tesoro, no? Un personaggio, è stato anche ministro in passato, che lui spiega bene il trucco dietro alle blockchain e Bitcoin. A questo punto ne possono cominciare a parlare anche un po' tutti, no? Anche i professori universitari, perché è stato un grande flop. Non doveva essere possibile attaccarlo, quindi doveva essere nella sostanza, siccome la blockchain non era centralizzata, ma era indipendente. Indipendente da che ha perso il 50% di colpo un anno fa. È chiaro che se fosse stato così inattaccabile non doveva succedere un'operazione del genere. Lui spiega in questo articolo, ve lo voglio leggere, spiega praticamente che anche questo è come se fosse un gioco d'azzardo. Siccome noi sappiamo che abbiamo a che fare con dei maghi, perché a Wall Street, ve l'ho detto tante volte, loro seguono, creano tutti questi prodotti che creano sul concetto della magia. Siccome sono quasi tutti iniziati, hanno questo concetto della creazione del valore dal nulla, no? Sostanzialmente. Sono stati bravissimi, hanno fatto la stessa cosa con le monete. Io facevo questa riflessione qua, ma tutto quello che vediamo intorno a noi, creato, diamoci una data, dal 1913 ad oggi, e sono cose reali, no? Molte sono cose che hanno migliorato molto la qualità della vita. Ma sono frutto di una magia, perché i soldi, così come sono oggi, non esistono. Sono soldi creati, una volta c'erano le stampanti, no? Stampavano soldi, soldi, soldi. Quindi creavano soldi che non costavano nulla, e grazie a questi soldi, con una magia, hanno creato il mondo di oggi. Quindi come possiamo pensare che sia un mondo perfetto? Non è altamente perfetto, ce l'hanno creato, ce l'hanno dato, siccome sulle valute direttamente o indirettamente c'è il copyright, perché i dollari appartengono alla banca centrale americana e gli euro, su cui invece è una moneta di più giovane, no? Quindi ci hanno messo il copyright, appartiene alla banca centrale, in qualsiasi momento loro si possono riprendere tutto quello che hanno, non solo le monete, ma tutto quello che è stato creato grazie alla magia delle monete fiat. Ora, queste cose ve le dice il dottor Max della Tanzania, ma come mai non ve le dicono gli esperti finanziari? Ma le sanno? Ci hanno mai pensato? Ecco che quando si parla di che la proprietà privata è a rischio, oppure che dobbiamo pagare a un certo punto, batteranno cassa e dovremo svendere per pagare il debito pubblico, che è semplicemente un numero nel computer, lo sapete, no? Probabilmente lo faranno e noi non potremo fare assolutamente niente. Sapete perché? C'è qualcuno che mi può dare una risposta? Perché noi non faremo niente? Perché saremo intrappolati? Saremo intrappolati oppure anche? Perché ci avranno già tolto tutto. Beh, Erika, la ragione principale per la quale loro si arrogano il diritto di fare queste cose è perché noi siamo terribilmente ignoranti. Scusatemi, non voglio essere offensivo. Voi già siete... di nuovo, non voglio essere offensivo. E voi già siete, siccome mi seguite molti, mi seguono da tempo, a voi devo fare un complimento perché almeno state qui a ascoltarmi.
Ma queste cose dovrebbero interessare forse. A quanti siamo oggi qui all'ascolto? 10 partecipanti. Volevo anche aggiungere, scusa se mi permetto di interromperti, Max, che la moneta digitale, CBDC in questione, sarà anche una moneta programmabile, nel senso che qualcuno la potrà programmare. Sì, e come detto, grazie Erika, giustissimo, come ho detto all'inizio dell'intervento, ci sarà un tetto anche per quella, Lagarde l'ha detto chiaro. Non sarà possibile a livello privato di comprare tutto quello che si vuole senza limiti. E questo porrà anche una questione di dire, uno che ha un'ambizione, che ha un'azienda, no? E vuole ingrandirla o comunque vuole arrivare alla fine dell'anno, o bene o male, per fare soldi, non ci sarà più bisogno di fare soldi, pertanto non li potrà spendere. Quindi ci sarà proprio un disincentivo che è già in atto per distruggere tutte le medie, piccole, piccolissime aziende. In Italia questo sarà un completo disastro, perché la struttura italiana non è costituita, come sappiamo, da grandi aziende, è costituita da aziende familiari, no? Queste aziende familiari spariranno, ma la cosa grave è che non c'è stato nessun piccolo e medio imprenditore che in questi 2 anni mi abbia chiamato per dirmi: dottor Guerrieri, voglio venire a fare la settimana investigativa perché ho capito che qui ho le ore contate. Oh, ma ce ne fosse stato uno. Quanti piccoli e medi imprenditori ci sono? Mi seguite in pochi, purtroppo. Sarà anche questa la ragione. Ma questo mi è stato confermato, questo atteggiamento, mi è stato confermato anche da un altro consulente, che lavora ovviamente a un livello molto più elevato di me, perché lui fa alberghi, fa consulenza a grandi livelli, ma anche lui ha il contatto, no, col mercato. E lui mi dice: ma lo sai che dall'Italia non mi chiama nessuno, quelli che mi chiamano mi fanno solo perdere tempo e vogliono che venire qui a fare gli investitori e non hanno la minima idea, ma spesso e volentieri, di quello che vogliono fare, e poi non pagano mai. Stessi problemi, purtroppo, gli italiani, c'ho anch'io, uguale, bello preciso, perché noi siamo, non lo so, siamo fatti in questa maniera qua, siamo complicati, non mi riesce spesso e volentieri, il problema principale è che non mi riesce a fare le cose semplici 1, 2, 3, io le vedo, sono lì davanti a me, ma le vedo solo io. Una cosa che si potrebbe fare in 2-3 settimane prende 3 mesi, è fatta così. Quindi un domani faccio un'altra cosa, ed è anche molto possibile, ve lo dico subito, perché ora qui si parla anche di consulenza. La consulenza ora andrà avanti, perché io sono affezionato ormai a questo settore, e comunque sia rimarrò nel settore dell'oro. Però se mi parte un altro progetto, piano B e piano C li metto in cantina, perché è soltanto io lo faccio per divertimento e per piacere. Però se dovessi guardare al portafoglio, sono solo soldi che ho investito e non so neanche se li riprenderò. Ma io vi ripeto, l'ho fatto con grande piacere, però una cosa si fa se c'è la fattibilità del progetto, no? Perché a un certo punto uno può fare anche una cosa con grande passione, grande dedizione, però se vede che non c'è ritorno, per quale ragione uno deve continuare a farla? Chiudiamo qua questa parentesi, che non è inerente a quello di cui stiamo parlando. Avete domande in base a quello che ho detto in questo momento? Qualsiasi cosa. Questo di cui parliamo oggi, spazio a 360 gradi, oppure fate domande a Walter sull'oro, sul trend dell'oro, come mai l'oro in questo momento ha un valore medio-altino, ma non è che sia proprio a grandi livelli. Non mi venite per cortesia fuori con l'obiezione che l'oro, non voglio investire in oro, come mi dicono tanto, perché è troppo caro. Tra poco non sarete più in grado nemmeno di recuperare quei pochi soldi che sono rimasti nelle banche, e avete paura a comprare oro mettendolo in un'azienda, mettendolo al sicuro, perché Ovesta non fa parte di nessun circuito interbancario, e che vi dà comunque la possibilità, qualsiasi cosa succeda,
quantomeno di prendere tempo e salvare il patrimonio, no? No, non si compra perché adesso costa un dollaro, un euro in più o due, quello che sia, rispetto a un valore che decidete voi, decidono loro qual è il valore giusto. Senza, spesso e volentieri, perdonatemi, non parlo di voi, perché voi almeno quantomeno dimostrate buona volontà seguendomi, senza sapere assolutamente niente dell'oro, di oro, perché molti naturalmente di loro non hanno neanche mai letto il mio report. Però hanno il giudizio, no? Sono in condizioni, pensano di essere in condizioni di valutare se il valore dell'oro è giusto o non giusto. Magari chiedono a un consulente finanziario che di oro non sa assolutamente niente. Andate dal vostro consulente finanziario e chiedeteli come è costituito il Dow Jones. Che cosa vuol dire Dow Jones e quali sono le aziende in listino? Oppure la Nasdaq. Cosa vuol dire Nasdaq? Oppure Standard & Poor's? Chiedeteli, non sanno nemmeno darvi queste risposte e sono consulenti ai quali affidate i vostri risparmi. Scusatemi se vi dico queste cose qui, però siccome lo so che funziona così, poi dopo non ci si può lamentare se siamo in difficoltà. Andate dai vostri consulenti finanziari, molti di voi sono sicuri, avete, no? Investito in qualcosa, conoscete, andate dalle vostre banche e chiedete al vostro consulente, ma insomma voi banche perché non vendete oro? Io vorrei vendere oro, come mai? Lei che cosa mi suggerisce? Lo dite in maniera garbata, è chiaro, io sto esagerando. Andate e dite, ma insomma io vorrei una consulenza, ho qualche soldo da investire, che cosa mi suggerite? Suggerisce, andate dalle vostre banche e poi dopo mi chiamate me. Sono curioso di sentire le azioni che vi suggeriscono, o le obbligazioni, o quelle che vi suggeriscono le banche in questo momento. Oppure il vostro consulente finanziario, stessa cosa. Un'altra cosa, state attenti ai wallet digitali. Attentissimi a queste nuove banche che vengono fuori, perché poi magari con la scusa del riconoscimento facciale inseriranno quello, inseriranno quell'altro, voi non lo volete fare e i soldi poi dopo farete molta fatica a recuperarli. È successo anche a un amico con una banca inglese, diciamo, sì, non voglio far nome, è intervenuto anche in diretta, ha spiegato un po' la storia. Quindi quando dite non voglio passare dal sistema finanziario normale, classico delle banche, e preferite i wallet, errore gravissimo, io ve lo dico. Perché almeno se andate a Banca Intesa o andate a una banca, diciamo così, consolidata, in linea di massima, in questo momento se vi chiedete una transazione ve la fanno. Ma siete così sicuri che poi quando andate a riprendere i soldi con un wallet e non sapete nemmeno dove li avete messi questi soldi, ve li danno? Ora, si può dire, forse si può essere molto critici con sistemi bancari, no? Va bene, uno va bene, le banche devono, anche loro devono fare soldi, li stampano, devono fare soldi e va bene, ma e santo Dio, poi si va a una banca, magari si conosce il direttore, una cosa e quell'altra, insomma, e c'è sempre almeno un rapporto personale. Ma si mandano questi soldi a un wallet che non si sa neanche chi c'è dietro. Mi sembra una cosa abbastanza bizzarra. Questo è quello che penso io. Altre domande? Io spezzo una lancia a favore di Bitcoin, che comunque è la regina delle cripto. Secondo me è quella che performa e performerà meglio rispetto alle altcoin o alle stablecoin di cui hai parlato prima. Concordo sul fatto che... Concordo sul fatto che i consulenti finanziari non ne sanno niente di Dow Jones, loro ti vendono quei pacchetti che hanno l'oro e buonanotte, perché hanno solo quello da vendere, diciamo. Vendono fumo, come ho fatto sempre.
Va bene, allora, altre domande? Io, se posso, volevo chiedere ai Riccardo. Allora, va bene, allora, a questo punto, se non avete altre domande, prego. Renata, non ti sento più. Sentite Renata? Volevo chiedere, Erika prima Pronto? Ha detto quando ci sarà. Pronto, mi sentite? Pronto? Sì. Prego, avanti. Sì, okay. Sì, vai, vai. Prima diceva Erika, stavamo parlando della moneta della moneta digitale, no? E Erika ha detto sarà programmabile. Ho capito bene? O forse volevi fare un altro discorso, Erika? Mi puoi spiegare? Grazie. Erika, prego, puoi specificare meglio quello che intendevi. Hai capito dire. Benissimo. No, ha capito benissimo la nostra Renata. Sì, puoi la moneta puoi programmabile, allora, Ethereum viaggia su una blockchain dove ci sono questi smart contract. Smart contract sono dei contratti che si possono aprire e chiudere e possono programmare la moneta, nel senso che io dico non potete, nessuno può bere più il gingerino, lo metto dentro e con quella moneta nessuno si beve più il gingerino. No, scusami Erika, ma io non ho capito. Che cosa ho detto, ho detto una cosa molto in soldoni. Io posso programmare una moneta quando dentro a questa blockchain, la blockchain è dove viaggia la moneta, posso mettere questi smart contract, come si chiamano, il loro nome, e quindi posso mettere delle come una volta era queste query, no? Sì, no. Quindi se uno paga una certa cosa che io non voglio che si paghi, cioè io decido che il gingerino non si può più bere. A quel punto, se uno va in un bar e si compra, si vuole pagare un gingerino, non può più berlo. Cioè, dipende da chi deciderà cosa. In questo senso la moneta sarà programmabile. Qualcuno potrà decidere cosa si potrà comprare e cosa no. Ah, ho capito. È un sacco di altre cose. È un sacco di altre cose. E qua si pone tutto un problema etico. 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 Erika, guarda, etico, grazie di aver pronunciato questa parola, ma l'etica non esiste, non è mai esistita. Ma quando è mai esistita nel business l'etica? Questa è quella che ti dicono. Esatto, però una volta si chiamava etica. Ho appena detto che tutto quello che abbiamo creato, che è stato creato su principi inetici, perché finché c'era almeno la garanzia del gold standard, beh, col gold standard si può parlare di etica, ma senza gold standard scordatelo. Quindi dal 73 in poi, con l'annuncio di Nixon eccetera, di scollegamento, il collegamento col dollaro, con l'oro eccetera, il dollaro di fatto ha sostituito l'oro nelle riserve mondiali, e di lì è cominciato l'era del declino per l'umanità. Ma non c'è, ora come ora non c'è niente di etico. Cioè, se te fai una cosa secondo l'etica, io lo vedo anche nei miei rapporti che ho, te immediatamente rovini il rapporto. Cioè, nel momento in cui te puntualizzi delle cose, basandosi sull'etica, quindi sulla correttezza, sul comportamento, sul rispetto di certe regole, sei subito in difficoltà, grosse difficoltà. Ti devi barcamenare. Ecco. Perché l'etica significa avere una morale, ma loro la morale non ce l'hanno. Insomma, sì, e noi purtroppo. La moneta digitale è una catena, dai, la moneta digitale sarà una catena, hai capito? È un altro sistema di schiavitù, dai, su, cosa volete che sia moneta digitale? Tanto poi va tutto nel microchip, che sia nel telefono, che sia sottocutaneo, in qualsiasi momento te lo bloccano. Ecco fatto. Te i soldi non varranno più niente, perché poi li devi restituire, no? Sapete, i soldi a un certo punto chiederanno la restituzione, quindi non varranno più niente, e quindi non te ne neanche tenerli. L'unica cosa forse che si salverà è l'oro, perché ha, come detto tante volte, ha per loro un valore spirituale. Per loro, l'oro ha un valore spirituale.
energetico, e quindi quello in qualche maniera loro lo vorranno sempre sempre accumulare, e probabilmente in qualche maniera potremo riuscire a accumularlo, che accumularsi accumulano, anche se tu avessi soldi, cioè ora come ora te lo lasciano fare, ma io ve lo dico, in futuro non sarà più così facile comprare oro, eh? Anche con le monete digitali ci saranno dei limiti, per noi, non per loro. Allora, un'amica l'altra sera ho detto a un'amica, parlavamo del digitale, e una mia amica mi ha detto: non c'è problema, io mi tengo il contante, ho capito, ma a un certo punto anche quello ti finisce, e quindi come si farà? No, ma il contante dovrà restituirlo, non ho capito niente, è stata amica. Il contante sparirà, sarà fuori legge. Vi ricordate quello che è successo con le lire, le vecchie lire, quando hanno introdotto l'euro? Lo ricordate, no? Sì, tutti erano per legge sono stati, come si dice, richiesti, cioè è stato chiesto di consegnare tutti gli euro e di convertirli, tutti le lire, di convertirle in euro. Sono potevi tenerti forse qualche monetina come ricordo al proprio, cioè, come si dice, a livello di collezionistico, era anche una buona idea che io volevo anche fare. Poi tra le tante cose mi sono scordato, però l'avevo avuto in mente di tenere tutte queste monetine piccoline, poi non l'ho fatto, ho fatto credo un errore, ma quindi, le monete come quelle in carta non vorranno assolutamente nulla, se non come valore storico, tenerli per tenerli, e quindi la tua amica, una poverina, non ha capito quasi niente, mi dispiace. Infatti, per questo che parlavo, dicevo che le banche diranno a un certo punto, entro il tot, il giorno del mese, potete consegnare i vostri euro e poi basta. Esatto. E se io mi compro delle monete d'oro? Come, Renata? Io mi compro delle monete d'oro e pago con le monetine d'oro. Se te lo fanno fare, te non pagherai mai con le monetine d'oro. L'unica cosa che puoi fare è convertire la moneta d'oro in moneta digitale. Probabilmente noi avremo l'euro digitale a questo punto, perché esiste già il dollaro digitale. Io non lo sapevo, l'ho scoperto per caso. Esiste già il dollaro digitale. Esisterà sicuramente anche l'euro, già l'euro digitale non è ancora in commercio, dovrai convertirlo in euro digitale, metterlo all'interno o del telefono o del microchip o in un wallet di questi che stanno creando, e utilizzare quello per comprare le cose, non puoi utilizzare direttamente l'oro. Altre domande? Walter, hai nessun aggiornamento da Ovesta riguardo a quel discorso mio? Ne volevo parlare molto brevemente, se lo vuoi per piacere ricordare te, proprio in 2 minuti, dell'invito, eccetera. Sì. Allora, no, non ho novità e aggiornamenti, ma faccio un breve riassunto di quello che è successo. Ovesta praticamente quest'anno per la prima volta ha stilato una classifica che verrà chiusa con il risultato al 31 agosto dei 20 migliori produttori a livello mondiale, e in questa classifica il dottor Max ha un ottimo sesto posto al momento, però è una classifica in costante aggiornamento, perché da quando di fatto i primi 30 sono stati avvisati che sarebbe stata fatta questa classifica il 31 agosto, e il 18 e 19 ottobre i primi 20 verranno invitati a Monaco di Baviera per 2 giornate di premiazioni, di un evento insomma organizzato per riconoscere la produzione fatta appunto da queste 20 persone, e fra queste per l'appunto c'è anche il dottor Max. Eh,
Walter, è finito? Sì. Sì. Ah, ecco, bene, ti ringrazio. Allora, a questo proposito, siamo in agosto, capisco la situazione, in agosto è quasi tutto bloccato in Italia, no? Tutti in ferie, va bene. Però se qualcuno magari vuole sottoscrivere, io diciamo che personalmente chiudo la mia raccolta il 15, ecco, voglio arrivare all'ultimo giorno, no? Il 15, il 20 del mese. Se qualcuno vuole sottoscrivere, io sono disposto a fare la mia parte, nel senso che mi chiama, ne parliamo e io gli spiego un attimino, c'è una specie di promozione e io sono ben contento, insomma, se qualcuno vuole fare anche un, vuole aprire una Royal Class, vuole fare un piccolo versamento, insomma, diciamo che voglio anch'io fare la mia parte, però con tranquillità, perché a me, io vado, ci vado volentieri a Germania, perché a livello di pubbliche relazioni è molto importante un evento del genere, già che lo organizzano devo andare, mi dispiace che Walter non può venire, che poi arrivi lì il sesto, settimo, ottavo, quarto, terzo, sinceramente cambia poco, quello che conta è che alla luce di come siamo partiti, siccome si parla di marketing, no? Allora posso dirvi che noi siamo partiti, io e Walter, con zero budget, tanta buona volontà, molti approfondimenti, e te Walter, quando dici che io sono sesto, te sei troppo onesto, perché devi dire siamo sesti, perché senza il tuo aiuto naturalmente io non sarei sesto, non sarei nemmeno nei primi 30, no? Evidente. Ecco, quindi è un lavoro di team che abbiamo fatto, abbiamo fatto questo, un buon lavoro per quello che mi riguarda, anche perché soprattutto io non vendo oro, io cerco di crearmi una nicchia come consulente indipendente. Come vedete, ora non si parla solo di oro, ma si parla poi anche di mercati finanziari. C'ho ancora da studiare tante cose, perché io continuo sempre a leggere, continuo sempre, insomma, a approfondire tutti gli aspetti, perché poi quando ne parlo un pubblico mi scoccia a dire delle stupidaggini, quindi se no preferisco non parlarne. E quindi se si considera che siamo partiti da zero, con zero budget, essere tra i primi sei al mondo vuol dire diciamo l'evidenza che stiamo andando nella direzione giusta, e posso dire che l'unico cruccio che ho in questo momento è che abbiamo ottenuto questo risultato e tutto sulle mie spalle, no? Parte l'aiuto ovviamente che da Walter, ma non siamo riusciti a trovare ancora collaboratori validi. Ecco, questo è io non so perché c'è tanta gente in Italia che ovviamente è in difficoltà, anche, anzi lo so perché adesso ve lo dico, è in difficoltà anche finanziariamente, quindi l'oro è sicuramente sempre, come ho detto, un lavoro di nicchia, non è per tutti. Però ci dovrebbe essere tante, per un assicuratore, un consulente finanziario, ci sono tante persone che si sono riciclate, no? Ultimamente, che si sono dedicate a loro, di provenienza dalla finanza. Hanno capito poco dell'oro, però provano a venderlo. Vabbè, oppure persone che fanno i venditori, che sanno come parlare in pubblico, che si presentano bene, ci sono tante persone che... E qui grandi, grandi soldi non ne fai, però una famiglia ci campa, no? In base anche ai risultati miei, io tante cose me le sono potute permettere qua, grazie, proprio grazie a Ovesto, fa tutte le ristrutturazioni della casa. Oddio, no, non pensate che si parli di centinaia di euro, migliaia di euro, assolutamente no, si parla sempre di piccole cifre, però c'è stata anche questa soddisfazione personale. Ecco, l'unico cruccio che ho è che ci sono molte persone. Lo sapete la ragione principale per la quale anche coloro che hanno iniziato, no, che hanno sottoscritto, come si sono, diciamo, hanno fatto l'iscrizione come produttori sotto di me e non hanno poi fatto niente? Lo potete immaginare perché? C'è qualcuno che me lo dice? Non ho seguito i corsi. Non hanno, Duilio? Ho seguito i corsi, il discorso di loro è molto complesso e quindi non riescono poi a formare, insomma, non viene la parola, insomma, a proporre nella maniera giusta l'investimento. A formarsi,
a formarsi, esattamente, hai colto esattamente. A formarsi, ecco, formarsi. Ecco, non è particolarmente difficile farlo, perché lo fanno mentalmente nella maniera sbagliata. Cioè loro pensano che iniziando a fare questa cosa qui devono studiare tanto, devono studiare tutto, è troppo quello che il dottor Max pretende, va bene? E quindi poi si demoralizzano e non fanno niente. Esattamente l'opposto. Non dovete, coloro che non devono fare assolutamente niente, devono soltanto mettere la pulce nell'orecchio e studiarsi un attimino alcune paroline e frasi chiave per poi facilitare l'intervista tra il loro amico o il loro parente o chiunque sia e il sottoscritto. Quindi il lavoro poi lo devo fare io, perché è chiaro che gli ci vorrebbe mesi per riuscire a capire, a fare una presentazione decente. E questo richiede un sacco di energie, soprattutto mentali, che le persone non hanno più. Perché con la laurea, col pezzo di carta che ha messo al muro, che ce l'abbiano avuto o meno, le persone oggi pretendono di ottenere cose senza nessun tipo di sacrificio. Ditemi se sbaglio. È così. Ma se mi presento a degli sconosciuti col tuo prodotto... Un tesserino ci vorrebbe in Italia, qualcosa, tanto per... Poi saprei parlare, magari. Se no mi guardano un po' male, ecco. Fornisce anche quello, ecco, diciamo. Che mi presento come procuratore di Aovesta, ecco. Come ti presenti? Come procuratore, Walter. C'è tutto nel corso che fai tu. Fai tu poi il corso, dirai come fare, giusto? Sì, Walter, allora... Sì, ci sono. Se posso intervenire, allora... il produttore di Aovesta è... deve avere una preparazione ovviamente sull'argomento e inoltre una preparazione tecnica per saper spiegare quello che io racconto di fatto sui tipi di deposito, sul funzionamento, chiarire con la persona interessata che possibilità ci sono, valutare insieme a lui qual è la formula che gli può andare meglio, che si adatta a lui sulla base delle sue esigenze. Per fare questo io, oltre a una conoscenza specifica, ritengo che serva quella di cui abbiamo parlato anche prima, e cioè l'etica, nel senso che la missione, ma questa è veramente una mia impostazione mentale dal 2013, quando ho conosciuto Aovesta, è un'impostazione mentale di dare un'informazione che è un arricchimento, è un'informazione che dovrebbe aiutare le persone a crearsi una stabilità finanziaria, una diversificazione patrimoniale. Quindi quello che io faccio ha per me una valenza positiva. Perché questa valenza positiva si possa veramente concretizzare per l'interlocutore, devo essere in grado di spiegare in maniera tale da capire poi qual è l'esigenza sua. Perché non è detto, e su questo io non sono per niente commerciale, ma non è detto che chi vuole comprare oro necessariamente debba rivolgersi ad Aovesta, nel senso che Aovesta dà un servizio che è la Ferrari dei depositi in oro, dei commercianti in oro, e ha tutti questi riconoscimenti, ma non è detto che uno abbia bisogno della Ferrari, nel senso che ha 6.000 euro. Con quei 6.000 euro vuole fare comprarsi un lingottino da 100 grammi, se lo compra e non ha bisogno di Aovesta, e io non ho nella mia etica la mentalità di dirgli sì, ma guarda, tu hai quello, ma potresti fare a 25 euro al mese, 50 euro al mese, 100 euro al mese. Non è la cosa che serve a lui, e io ho imparato nei 28 anni di banca, e per questo me ne sono andato, che quel che non serve al cliente
danneggia l'azienda e io non voglio danneggiare Ovesta e quindi ho questo tipo di approccio. Il discorso del tesserino è un problema che ha l'Italia, nel senso che Ovesta dovrebbe aprire una sede in Italia. Per aprire una sede in Italia dovrebbe iscriversi all'albo degli operatori professionali in oro presso la Banca d'Italia. A questo punto chi propone l'oro, visto che è una vendita diretta in Italia, dovrebbe avere proprio dei tesserini, perché fa una vendita. I promotori di Ovesta non fanno nessuna vendita, fanno una pubblicità, spiegano un servizio. Nel momento in cui è identificato il tipo di deposito che va bene per il cliente, il produttore, il promotore, non fa altro che inviare ad Ovesta i dati di questo potenziale cliente. Dopodiché Ovesta manda una proposta di apertura di questo deposito al cliente via email e c'è la stipulazione di un contratto a distanza tra Ovesta e il cliente. Il produttore non c'entra più niente, il produttore deve dare l'assistenza. Molto spesso dal punto di vista tecnico i produttori non sono preparati per dare l'assistenza che serve, per cui in quel caso subentro io, che mi occupo dell'assistenza per tutti i clienti in Italia per conto di Ovesta. E lo fanno, come succede, che i clienti non tutti mi conoscono e non tutti sanno che ho questo ruolo per Ovesta, quindi cosa fanno? Semplicemente scrivono ad Ovesta con la loro richiesta, a Ovesta la gira a me che prendo contatto col cliente. Questo servizio sta funzionando a meraviglia dal 2018, tanto che Ovesta è preoccupatissima se io vado in pensione, cosa che dovrei fare quest'anno. Ma è una cosa che a me piace talmente tanto che lo farò anche dopo sicuramente, gliel'ho già garantito come collaborazione. Ecco, questo è il concetto, ecco perché non ci sono dei tesserini ed ecco perché anche lo schema che ha proposto il dottor Max è per conto mio uno schema vincente, perché i promoter, i produttori di Ovesta, quando mettono, come ha detto lui, la pulce nell'orecchio a qualcuno che manifesta interesse, poi lo fa parlare col dottor Max che dà una spiegazione più ampia. Dopo la spiegazione ampia subentro io per identificare il tipo di... e ho il rapporto tecnico, l'apertura del deposito che proporrà Ovesta passa mio tramite. Per cui questo è un servizio praticamente di consulenza che parte dalla pulce nell'orecchio e arriva alla conclusione del contratto con Ovesta. Quindi di per sé non sarebbe assolutamente difficile. Mi rendo conto che nella pratica ci sono difficoltà nei soggetti di ordine diverso, non ultimo questo di come si presentano pensando di avere un qualcosa in più, magari con un tesserino, cosa che in effetti però non è. Walter, scusa ti interrompo, ho finito, ti ha dato la presentazione. Te, Duilio, il suggerimento che vi posso dare io così in 4-4, non avete bisogno di nessun tesserino, avete bisogno di dire al cliente, ovviamente dovete farlo con clienti con i quali avete un pochino più amici, no? Un po' di confidenza, no? Allora, hai mai pensato di diversificare acquistando oro? Una domanda semplicissima così, e uno ti rimane lì e dice, oh, perché dovrei fare un'operazione di questo tipo? Allora te da lì spieghi piano piano in maniera molto semplice e tutte le volte ti rispondi alla domanda, devi praticamente dire sempre la stessa cosa. Guarda, sono in contatto con questo signore che conosco, il quale ho molta stima, è disponibile a parlarti, oppure se vuoi lo puoi seguire il sabato quando fai i suoi interventi su Telegram. Intanto la prima volta li la butti lì così
e senti quello che è un po' come quando si va a pescare, no? Questa cosa, si butta l'amo e da volte si va lì ore e ore e ore e non si prende niente. E fa parte un pochino del gioco così. Però io posso assicurare che se uno lo fa in maniera... Insomma, per chi viene, per esempio, qua in Tanzania, è il lavoro ideale da fare, perché bisogna che uno ci si dedichi un pochettino, però ci tira fuori uno stipendio che gli permette sicuramente di vivere e di pagarsi tutte le spese, l'affitto e di viverci bene. Questo lo posso assicurare io. In meno di 6 mesi, in 3 mesi, uno comincia a guadagnare qualche cosa. Non c'è nessun tipo di tassa da pagare perché non ci sono tasse, c'è da considerare anche questo aspetto qui. Non c'è rischio perché non chiedo nessun soldo io, nessun soldi per fare il training. L'organizzazione, il grosso del lavoro è già stato fatto perché basta studiare il report, è tutto lì. E quindi, però Walter, cambiando un attimo discorso, volevo che tu raccontassi brevemente, senza fare nomi, no? Senza fare nomi, quello che ti succede con quell'altro gruppo di lavoro o quello che succede a loro riguardo alla produzione. Ti dispiace spiegare in maniera molto semplice e molto diplomatica l'esperienza che hai con loro, che è una cosa abbastanza strana, no? Che succeda? Allora, sì, c'è un gruppo di lavoro di promoter che hanno un'esperienza pluriennale nel classico network marketing e l'idea che hanno è proprio quella di applicare quello schema commerciale alla promozione di Aovesta, facendo le cose che credo probabilmente tutti voi abbiate già conosciuto, e cioè la presentazione del servizio del prodotto settimanale, seguita dal colloquio di affiliazione, seguita dal colloquio di attivazione del partner e poi la presentazione successiva, portate 2 persone a testa e la programmazione, insomma, classica di questo tipo di schema commerciale, che non valuto né positivamente né negativamente. Di per sé sono convinto che sia una forma di passaparola e sono convinto che il passaparola sia la pubblicità migliore che qualsiasi azienda possa avere. Viene fatta in maniera molto naturale per molte cose e anche gratuita, perché vi faccio l'esempio, vado in un ristorante dove mi trovo molto bene, ho mangiato bene e il rapporto qualità-prezzo mi ha soddisfatto, ne parlo con i miei amici e gli dico: se dovete andare al ristorante vi consiglio quello perché è molto buono. E il ristorante non è che mi dà un riconoscimento per ogni amico che gli mando, anche perché non seguo poi l'amico e non so se c'è andato o meno. Ma la formula del passaparola ritengo la forma di pubblicità più autentica e quindi è poi lo schema che ha scelto Aovesta. Però questo gruppo di lavoro, per qualche motivo, non sta ottenendo grandi risultati. Non so per quale motivo, forse non è corretto del tutto, nel senso che applicano lo schema, la presentazione con gli inviti, le persone ci sono anche, ma nessuno poi va a seguire l'attività, perché il concetto principale non è una vendita ma è una ricerca di persone che vadano a produrre poi in futuro. Io do la mia partecipazione tecnica oramai da 4 mesi a queste presentazioni, ma devo dire che purtroppo, me ne dispiace, i risultati sono molto più vicini allo 0 che al 10 e quindi non so se sia uno sforzo ben indirizzato o se ne valga la pena. Però questa è l'esperienza. A differenza
della metodologia adottata dal dottor Max, che dà una spiegazione innanzitutto sull'argomento, e da questa spiegazione poi ne deriva un interesse, e se l'interesse poi trova soddisfazione nel servizio, nel prodotto che Avesta propone, si conclude, se no no. Però è una metodologia diversa, e io trovo più semplice, ma soprattutto più mirata, e quindi funziona. Ecco perché, come ho detto prima, i passaggi sarebbero abbastanza semplici. La pulce nell'orecchio, dopodiché si parla con Max, si partecipa il sabato alla diretta, che ci si fa un'idea magari un po' più ampia, e dopodiché, se c'è a seguito del colloquio con Max o dell'incontro del sabato, chi vuole approfondire prende contatto con il dottor Max o con me, e alla fine il risultato è che se c'è un interesse e ha capito tutto quello che offre Ovesta ed è d'accordo, viene segnalato ad Ovesta come potenziale cliente, da lì parte poi quello che vi dicevo prima, che è lo scambio di email, la proposta di Ovesta che il cliente poi, se ritiene, accetta, e su tutta l'assistenza, la modalità di accettazione, tutto quanto vi subentro io come supporto tecnico, che in questo caso posso fare direttamente, visto che sono persone che tramite il dottor Bax arrivo a conoscere anch'io. Benissimo, ti ringrazio Walter, ti ringrazio. Questo perché vi dico queste cose qui? Perché probabilmente il fatto che noi si siano ottenuti dei risultati, che non sta a me giudicare nella qualità, però dei risultati, e loro non li ottengano, è dovuto al fatto che evidentemente c'è qualcosa nel metodo che non funziona. E l'avere individuato il metodo giusto probabilmente è dovuto al fatto che il dottor Max si occupa da 30 anni di marketing strategico, in un certo senso marketing management, sono Master of Science, uno dei pochi presenti in Tanzania e forse anche in Italia, e questo forse fa anche la differenza. Ecco, però ovviamente uno anche che ha un titolo del genere, poi lo tiene sul muro e non continua comunque a studiare, a approfondire, non c'è un argomento che a me ci ho guardato dentro, no? Ma ci ho avuto, e non mi è interessato. Non mi ricordo una volta un argomento fosse stupido, allora va bene, non mi interessa. Ma io sono interessato a tutto, a qualsiasi cosa, in tutti i settori, sociologico, storico, finanziario, economico. Poi per aver scritto ovviamente la trilogia, uno che legge magari la trilogia capisce un pochino meglio. Ecco, tutto non accade per caso. Evidentemente lì c'è un problema di impostazione. Con estrema umiltà ho anche suggerito a Walter che se questo gruppo magari per caso vuol fare una chiacchierata con me, io le aggiusto la presentazione. Non credo che mi contatteranno mai, perché in Italia poi si ragiona sempre diciamo in maniera molto individualista, e quindi ovviamente non mi contatteranno, quasi 99 su 100 non mi contatterà nessuno, e questo dimostra una certa mentalità purtroppo che a me non piace molto, però ognuno poi fa le scelte che vuole. Quindi il problema loro è il metodo, oltre alla conoscenza, perché io ho scritto la storia dell'oro, io non so se le cose che io ho scritto nel report, no? Che è presente su ammentaperta.net, loro le sanno, perché queste sono tutte argomentazioni importanti, poi diciamo così, con le quali te puoi spaziare col cliente, no? Altrimenti ti fa magari anche una domanda fatta un po' così, ti dà una risposta un po' così, e naturalmente non riesce a entrare in sintonia, perché la cosa più importante è quella di accrescere il livello di credibilità a sufficienza per che poi il cliente decida, che per me siete più tutti amici che clienti, in un certo senso, ma diciamo il cliente,
decida a chiamare il dottor Manca e poi vada avanti diretto. Non voglio chiusura, adesso siamo in chiusura, non voglio dimenticare di dirvi, nonostante l'accordo che ho preso con Ovesta, che Ovesta è anche un pochino più cara, no? Perché io la chiamo la Mercedes del mercato dell'oro. È un pochino più, mi sentite? Perché ricolloca loro non in un capo a caso, come fanno tutte le altre aziende, e probabilmente nel fare questa operazione questa deve pagare, anzi sicuramente deve pagare molto di più questo calo invece da un'altra parte, un capo normale. Chi vuole maggiori informazioni su questo aspetto, io ho caricato più volte le integrazioni al report, nel report non ne parlo perché a questa ci ha chiesto di non parlare, però per chi mi contatta si ricordi di farmi questa domanda, eventualmente ne parliamo diciamo a quattro occhi. Siamo autorizzati a parlarne e quindi non c'è assolutamente problema. Allora, se non ci sono altre domande, io chiuderei qua oggi. Mi dispiace, Rita, buongiorno, siamo in chiusura. Buongiorno, non ti voglio disturbare. Voi naturalmente potete ascoltare l'intervento, tra poco lo carico sul canale. Hai per caso sì, una domanda per me, Rita? Siamo in chiusura. Adesso. No, niente, mi ascolterò mi ascolterò quello che è stato detto, grazie. Prego, allora non hai domande, benissimo, ho parlato con Rita e con il marito 3 o 4 giorni fa, benissimo. Allora niente, ricordo che l'appuntamento per il piano B e piano C io ho ancora disponibilità 2 o 3 settimane di qui alla fine dell'anno. È per il mercoledì alle 19. E come sempre l'appuntamento alle 9 per parlare di oro e quindi spaziare insomma un pochino su queste monete digitali per cercare di capire qual è la maniera migliore per fare cosa, per cercare di salvare il patrimonio, eh? Questo è l'obiettivo principale di tutti questi, in questo momento, di questi interventi che facciamo, va bene? Va bene, allora io auguro un buon fine settimana a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Walter, ciao. Grazie Max, grazie a tutti, buon fine settimana a tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie.